Continuiamo con gli acquerelli facili. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continuiamo la serie degli acquerelli facili. Qui andiamo a lavorare per gradazioni tonali, strato su strato, aggiungendo colore su colore. Un modo molto semplice per ricavare le forme dai fondi. Volete vedere come? E allora, prima mi raccomando, correte in libreria a comprare il mio ricettario dell'arte. Qui troverete anche la ricetta di acquerelli fatti veramente benissimo e di tutti i colori che potete immaginare e di tanto tanto altro. Iscrivetevi su Arte per te, cliccate sulla campanella se non l'avete ancora fatto e vi aspetto anche su Facebook, su Instagram e su TikTok. Ma adesso tutti sul piano da lavoro per dipingere un acquerello facile. Ed ecco l'occorrente per creare un acquerello per velature e sovrapposizioni. Innanzitutto userò degli acquerelli liquidi. Uso questi perché sono molto più intensi di colore e sull'acquerello moderno mi piacciono tanto. Per ribordare le forme e dare particolareggiature, volendo fare un acquerello puro e non una tecnica mista, userò degli acquerelli pearlescenti della Coliro. Di tutto quello che uso vi metto il link nel box informazioni. Carta Fabriano A5, 50% cotone, 50% cellulosa. Una vaschettina per spandere i colori, acqua, pennelli. Userò i tintoretto sintetico smeraldo, delle punte abbastanza grosse, un 12. Userò anche un fluido da mascheramento, ma voi potete usare anche dello scotch. E poi mi occorrerà un compasso, la gomma e la gomma pane. Iniziamo subito. Come prima cosa uso la vaschetta per schermare il foglio e traccio una bella circonferenza. Con il fluido da mascheramento proteggo quindi il contorno e lascio asciugare perfettamente. Mi aiuterò nell'asciugatura con un phon. Con una matita ben appuntita comincio a disegnare un ramoscello. Vado a disegnare soltanto tre foglie e tampono con la gomma pane. Adesso preparo un po' di colore. Verso un paio di goccine di colore sul mio vassoietto e con il pennello annacquo. Dopo aver molto annacquato, bagno tutto il mio cerchio e coloro tutto, anche la parte delle foglie che ho disegnato. Quindi prendo il colore e lo spando su tutto in maniera molto leggera, lo trasporto un po' ovunque. Ok, e lascio asciugare. Una volta asciugato il fondo, allungo il colore e vado, bagnato su asciutto, a dipingere attorno al disegno che avevo fatto precedentemente. Ok, e lascio asciugare. Con la matita aggiungo un paio di foglie. Ok, ne ho messe tre. E con la gomma pane tampono via l'eccesso di grafite. Giusto per avere una guida, ma non una macchia. E cancello la grafite rimanente dal primo passaggio. Prendo il colore che avevo preparato a fianco, lo mescolo meglio bagnandolo e lo passo in maniera leggermente più intensa sia
su tutto, evitando sia le foglie fatte al primo strato che quelle che sto definendo in questo momento. Quindi eviterò di colorare sia queste che queste. Secondo strato, asciughiamo. Aggiungiamo qualche altra frasca e scuriamo un altro pochino, non prima di aver scaricato l'eccesso di grafite anche su questo livello. Ok, siamo pronti per l'ultimo passaggio, in cui ovviamente intensifico con il blu. Una volta fatto asciugare ben bene il tutto, prendo un pennello tiraline e i miei acquerelli dorati. Il pennello tiraline è questo qui con le setole lunghe 2,5 cm. Lo bagno perfettamente e prendo un oro ricco. Potrei farlo con una penna o con un pennarello acrilico, con un marker, ma inficerebbe la tecnica, che non sarebbe più acquarello ma sarebbe una tecnica mista. Io invece voglio che rimanga un acquarello e quindi continuo in questo modo. E adesso invento assolutamente le decorazioni. Adesso illumino lo sfondo dando dei punti luce, sempre con l'acquarello, poggiando il pennello poco poco. Seguo qualche gambo per rafforzarne l'andamento e lascio asciugare. Adesso elimino il lattice di contorno e sempre con il dorato contorno tutto il cerchio. Ed ecco il nostro acquerello per sovrapposizioni e trasparenze finito, decorato sempre con acquerello, non tradiamo la tecnica e facciamo un acquerello che sia moderno, fresco e di grande effetto. Ora vi lascio alle foto e al video fatto con il cellulare, da cui si evincono meglio i colori e le cangianze, e noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao!
Visto che è bello il nostro acquerello, e possiamo proprio dire che è un acquerello, perché tutti i colori che insistono su questo foglio sono appunto degli acquerelli. Non è proprio bello? Guardate anche questo, poi potete aumentare il fogliame a dismisura, potete farlo di qualunque dimensione e forma, divertitevi, sbizzarritevi. Io qui l'ho fatto più piccolo per questioni di tempo, ma guardate una composizione più ampia quanto bella diventa. E allora sbizzarrite la vostra creatività e soprattutto divertitevi a combinare i colori che più vi piacciono per creare l'acquerello che sia di maggiore gradimento a tutti voi. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!